Bentornati carissimi amici, briciole di storia, quotidiano del 1978, ovvero il venerdì 29 settembre. Cosa mai sarà successo? Beh, credo che dal titolo si veda, è stato un momento oggettivamente triste perché me lo ricordo, nel senso che Papa Giovanni Paolo I aveva suscitato delle simpatie, non tanto per la sua, tra virgolette, politica, di cui non sappiamo assolutamente nulla, quanto per i suoi modi molto franchi, molto semplici, molto popolari e quindi popolani anche. Aveva già cominciato a ispirare simpatia, ma non ha avuto tempo di fare Non mi ricordo che, null'altro. almeno da quel poco che ho visto, qualche smussatura con qualche potere vaticano cominciava anche a darla, qualche punzecchiatura alla Banca Vaticana, se non ricordo Certamente avrà pestato i piedi a qualcuno. male. Ma dobbiamo dare la versione ufficiale, stroncato da un infarto dopo 33 giorni, se non sbaglio, di pontificato. Allora, Giovanni Paolo I, che da 2 giorni aveva compiuto 1 mese di pontificato, quindi 32-33 giorni, è espirato ieri sera attorno alle 23, ma solo questa mattina alle 5 il personale di camera si è accorto del decesso. Un certo allarme si era diffuso quando il Papa non si era alzato per celebrare messa, come era di solito attorno alle 5. Sono stati avvisati alcuni cardinali presenti a Roma ed è stata aperta la porta della camera. Il pontefice era disteso sul letto, privo di vita da molte ore. Io ricordo aver quasi letto parte di un unico libro che aveva scritto da Papa, che era lettere, erano delle lettere di fantasia scritte a personaggi storici realmente esistite. Cioè ipotizzava di poter Sì. comunicare. Era una persona molto fantasiosa per questo. I dubbi sono Il apparsi dubbio subito. è uno solo, davvero ha avuto un infarto O lo hanno oppure infartato. cioè, le peggiori ipotesi sono di avvelenamento o cose del genere. Le più soft sono di stava male e l'hanno lasciato stare. Naturalmente la versione ufficiale invece è che ha avuto un infarto e che non è stato possibile fare nulla perché non se ne sono accorti. E quindi noi dobbiamo stare con quella ufficiale. Certo che ha Che suscitato cos'è dubbi, se l'infarto? Ce cioè, non lo spiega. vogliamo dire, ma ha suscitato qualche dubbio il fatto che appena dopo 30 giorni, essendo antipatico a una parte della curia, È molto misteriosamente, simpatico al popolo. ecco, poi magari non è vero niente. No, certo, però ancora oggi girano sospetti, documentari sul Papa dei 30 giorni. Non abbiamo detto che questo è il giornale La Notte. Sì, che merita già di suo Sì, un. perché usciva, era l'ultimo giornale a uscire durante la giornata. Sì. E quindi aveva il O il vantaggio. primo del giorno dopo, dipende dai punti di vista. Aveva il vantaggio che poteva raccontare al pomeriggio tardo quello che era successo durante il Sì. giorno. E su questo basava un po' del suo successo. E la morte di 1 mese di pontificato, titoloni molto, cioè, molto grossi, quindi il fratello Edoardo incredulo e sconvolto. E qui ci fa un po' un riassunto del pontificato in breve, ma era breve. Visto che facciamo storia, lui perché si chiamava Giovanni Paolo I? Perché c'erano stati due papi precedenti, Giovanni XXIII e Paolo VI, molto diversi come stile. Giovanni XXIII anche lui aveva cercato di avvicinarsi a una dimensione più popolana e popolare, mentre Paolo VI era un po' più un intellettuale, un po' più all'antica. E lui voleva in qualche maniera unire queste due versioni e farne un tutt'uno. Questo era il suo Diciamo che obiettivo. era molto 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 cordiale, però a quanto pare anche deciso nelle sue decisioni, cioè aveva in mente una linea e quella voleva portare avanti. Arrivò subito dopo Giovanni Paolo II, proprio in onore a Giovanni Paolo I, mantenne il Certo, nome, ma non lo stile, neanche i propositi, no, no. e Quindi chiudiamo. rappresentativo di un'altra Chiudiamo. parte Chiudiamo qui. della curia. La morte di Papa Giovanni Paolo I, per aiutare il prossimo, ha sempre sacrificato la sua fragile salute, che ci comincia a, come dire, Santificarlo, è questo qualcosa di qua. certo. Contemporaneamente una pubblicità che non E c'entra per forza assolutamente adesso noi nulla. dobbiamo, come sempre, passare. Quindi questo era l'evento che ovviamente importante di allora, passare a proseguire il giornale. Non possiamo perdere l'opportunità di vedere un giornale di questo tipo. E quindi migliora le prestazioni e ribassa i prezzi. Quindi abbiamo delle macchine fotografiche e dei cineproiettori e delle cineprese fantastiche. I prezzi sono anche buoni per Sono in l'epoca. Vabbè, sconto. certo. La Vale grana delle la pensioni. pena. Qui abbiamo la Rinascente d'Uomo, torni al vecchio West nella moda pioniera. Andiamo avanti.
Qui abbiamo tre cadaveri senza nome, tre gialli da risolvere. Oggi a Milano, e oggi a Milano il complesso scolastico di Piazzale Bacone, dopo due inaugurazioni, un anno di attività, tende ancora di essere completato. Non ce Donare n'è sangue, molto. approvato bilancio, grande asta corvetto. Possiamo girare tranquillamente. Risplode la Guarda, violenza. guarda i segni del tempo, questo ingiallimento qui, Sì, è meraviglioso. vero. Risplode la violenza politica, ucciso mentre guardava la pagina degli spettacoli. Titolo un po' sensazionalistico. Ivo Zina, scusate. 78 è stato un periodo un po' bruttino dal punto di vista delle tensioni sociopolitiche e del modo in cui venivano gestite, che non era attraverso confronti verbali accesi, no? Era in un altro modo che non. Pizzamatic, me lo Che ricordo. triste. Pizzamatic. Possiamo, è un po' una roba strana. Da una parte, la morte del Papa, la politica del E i Vaticano, giornali erano questi. le macchine fotografiche, adesso. Oggi uscirebbe uno speciale solo con la morte del Papa e poi il giornale con un piccolo accenno. Sono cambiati i tempi. Pizzamatic, stiamo parlando di quelli che invece di confrontarsi verbalmente si sparano sulle apposte parti politiche e poi Pizzamatic. Vabbè, Va bene, Pizzamatic, insomma. perché. E poi abbiamo allora l'Italia 19ª nelle coppe europee. Bettega non si tocca, pagherà qualcuno. Il Milan si carica e qui abbiamo tutto sul toto. Quindi Bologna-Inter X2, c'era la schedina, e quindi le cose qui vediamo la classifica. Mattioli è deciso a farsi la piazza. Aspetta Questa è un'ingiustizia veramente che che ricordo. devo spostare perché l'inquadratura non è presa. C'era stato l'incidentone a Monza. Era morto Peterson per una serie di manovre pericolose fatte durante la partenza. Manovre pericolose delle quali Patrese c'entrava poco e niente, ma siccome dovevano castigare qualcuno, gli hanno fatto saltare un paio di gran premi a A Patrese che non Patrese. c'entrava nulla. E quindi Bene. un saluto a Riccardo, ci vuole, ci sta Certo. tutto. Proseguiamo con pubblicità di vario tipo. La mostra della Scala. Hitler Prime Superstar perché? No, scusa. visioni. Celentano conquisterò gli USA. Deve essere, non lo Ah, è un so. Un film su film, Hitler qualcosa perché non sì. mi piace Villaggio molto. Kranz, Borbonario. Anche la Scala si ricorda di Vivaldi. E andiamo avanti. Qui abbiamo la Borsa di Milano, se vuoi vedere i talcementi, guardiamo anche le No, obbligazioni. Per grazie. curiosità, Oh, cosa tu, ho visto una cosa che ti commuove, ti emoziona. adesso arrivo, però volevo vedere, i titoli di Stato davano il 3,5%. Così poco? No, aspetta, se, anche, no, 7, 5,5, 9%. Ecco, perché l'inflazione era più o meno di quel tipo lì. Allora, costa 2 miliardi la TV di Mike. Mike, buongiorno. Inaugurati ieri Ma Telemilano. guarda più in basso, Telemilano. guarda più in basso, guarda più in basso. Grappeggia. Grappeggia! Grappeggia. C'era, non mi ricordo come si chiamava il presentatore di Sì. Grappeggia. E neanche la frase mitica che diceva, lo guardavo tanto. Ma io guarderei anche oggi primo canale, secondo canale. Poi? Basta. Monte Carlo, Capodistria, Svizzera, Antenna 2. E qui Telemilano, che poi diventò Canale 5. Qui inaugurata ieri Telemilano, costa 2 miliardi la TV di Mike. Non dicevano la TV di Berlusconi, la TV di Mike. Perché lui era il rappresentante, diciamo, culturale di quella nascita nuova. Sto pensando alla frase di questo qui, che era Era. credere Muoveva senza. le mani così, vedere per credere? Comprare per No, credere? vedere qualcosa. Cari telespettatori, Aiutateci. aiutateci in questa Provare situazione. per credere. Grappeggia, provare per credere, Sarà secondo questo. me. E chiudiamo, giusto, l'ultima. Sicuramente con una pubblicità a piè pari. No, invece No, no. no, no. All'asta Barona, anche lei era abbastanza famosa. Qui avevamo i teatri, i Di cinema. cinema e le prime visioni. Scusa, ma devo sbirciare una prima visione. Heidi. O L'uccello delle piume di cristallo, che è un film horror di Dario Argento. Goodbye, Grease davano. Maria delle Infedi, avventure, messaggio. 2001 Odissea nello spazio. All'Astra. Wow, andiamo a L'albero degli vedere. zoccoli. Andiamo a... Questo è I il più quattro dell'oca bello. selvaggia. Defini Coma come. profondo. Quindi la gente usciva al pomeriggio, si comprava questo qui, guardava i film e guardava anche la Certo. notiziona Che era del. morto Papa. Fantastico. Bene, comunque, contenti di avervi fatto vedere un pezzo di storia importante comunque. Ringraziamo Paola che ci prende Grazie nei sempre a cimeli. Paola, prima o poi può venire anche lei a presentare qualche cosa se ha voglia. La inviterò e vedremo Perfetto. se.
E vi ricordiamo come sempre di iscrivervi al canale, mettere un like, condividere e commentare e stare con noi quando vi fa piacere, come vi fa piacere. Sempre, sempre, sempre. A me sempre. E come sempre noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!